Union Feltre Legnago Salus. L'allenatore del Legnago, Manuel Spinale, rispetto alla formazione che mercoledì scorso ha battuto l'Adriese per 2-1 grazie a una doppietta di Peinado, effettua alcune variazioni. Trova una maglia da titolare Domenico Maiese, Marco Talin fa coppia difensiva con Guarco al posto di Elian Franco Parrino, squalificato per 3 turni per l'espulsione decretata dall'arbitro Paletta di Lodi dopo un doppio giallo. La partita comincia sotto la pioggia battente. Subito il difensore Dabo rimane a terra per una pallonata al volto, ma si riprende subito. Al terzo minuto raso terra di Madiotto parato da Cairola dopo azione corale dei Verde Granata. All'ottavo Barone salta Burato e conclude a rete. Il pallone deviato da Pellizzer si avvicina alla fatidica linea dove è provvidenziale il salvataggio di Borrelli. Al 16° teletiro di Pellizzer, parato da Cairola. Al 21° Union Feltre in vantaggio su palla inattiva, Madiotto batte un corner e Tanasa inzucca in rete con stacco perentorio. Passano 3 minuti e il Legnago pareggia, Maiese scatta sulla fascia sinistra e crossa, l'uruguaiano Danilo Peinado si conferma testina d'oro, strappando applausi. Al 32° Pellizzer tenta il gol dalla distanza, Cairola devia. Al 40° bella azione del Legnago e il Corici innesca Barone che conclude fiaccamente a rete. Al 41° Union Feltre in vantaggio, Giuseppe il Corici subisce un fallo non rilevato dall'arbitro. L'azione prosegue e Dabo in area a terra Pellizzer. Dal dischetto Madiotto batte Cairola. Nella ripresa il cielo si fa sempre più buio, mentre la pioggia cade con sempre maggiore intensità. I contrasti sollevano l'acqua delle pozzanghere. Al 5° Torri tira da fuori area, ma finisce fuori. Al 7° Maiese conclude a rete, salva sulla linea Guagnetti. Al 10° bel sinistro di Barone che colpisce il palo alla destra di Borrelli. Al 12° rasoterra di Madiotto fuori. Lo stadio Zugni Tauro si inzuppa sempre più di pioggia e l'arbitro, dopo 13 minuti di gioco nella ripresa, esattamente alle 15:47, comincia a far rimbalzare il pallone in varie zone del campo. Il pallone si ferma quasi sempre nelle pozzanghere e l'arbitro, dopo 5 minuti, fischia la fine della contesa.